Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Per la Juventus proseguono a grandi ritmi i discorsi riguardanti la futura difesa della porta, scelta fatta, ora è corsa tra due italiani. Mandato definitivamente all'aria il discorso Champions League, per la Juventus è ora tempo di pensare, quasi, esclusivamente al campionato, visti anche i ben 10 punti che la separano dal sorprendente Napoli capolista. Proprio in Serie è arrivata un'altra vittoria per la squadra di Allegri, reduce ora da 3 trionfi consecutivi. Anche nell'ultima giornata il club bianconero non ha tradito le, ormai poche, aspettative dei propri tifosi, trionfando in casa del Lecce con un 1-0 che fa sorridere non poco il tecnico livornese. Contro ogni previsione, l'autore del gol vittoria è stato il giovane Nicolò Fagioli, che al primo, corposo, minutaggio in stagione ha subito risposto presente con un sopraffine tiro a giro. Prosegue dunque la scalata degli under all'interno delle gerarchie della Juventus, con Allegri che pare ora fortemente intenzionato a puntare su profili quali Solé, Miretti, Gatti, Kin, Ailing Junior e lo stesso Fagioli. Ciò pare già aver avuto delle ripercussioni anche sul fronte calciomercato, in particolare per quanto concerne il futuro della porta, reparto che ad oggi vede in corsa due giovani italiani. Calciomercato Juventus, vicario ma non solo, per la porta è corsa tra due giovani italiani. Le altissime aspettative poste sulla Juventus dai tifosi bianconeri, vista l'ultima sessione di mercato di grande livello, sono state ben presto spazzate via. Ad oggi non sono infatti bastati i roboanti innesti estivi di profili quali Di Maria, Bremer o Paredes per migliorare quanto di deludente visto la scorsa stagione. Nonostante ciò, dato il posto di Allegri al momento non in discussione, rimane comunque forte l'attenzione della dirigenza bianconera sul fronte calciomercato. In particolare, vista la vicina scadenza nel giugno 2024 di Wojciech Szczęsny, in casa Juve c'è ora particolare interesse sul fronte portieri. Secondo quanto riportato da TMW, la vecchia signora avrebbe infatti già messo nel mirino ben due profili per la futura difesa dei pali. Oltre a quello di Guglielmo Vicario, già emerso nei giorni scorsi, vi sarebbe anche Marco Carnesecchi. Il primo è ormai una certezza in Serie A, ragion per cui servirà portare in casa Empoli un'importante offerta, mentre l'altro, nonostante il grande talento, non sta ad oggi trovando spazio tra le fila della Cremonese. A fine stagione il portiere romagnolo farà ritorno dal prestito all'Atalanta, club con cui la vecchia signora intrattiene ottimi rapporti di mercato. Proprio questo potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta finale tra i due profili, anche se Vicario conferirebbe certamente maggiori certezze sin da subito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.